ciao a tutti. Oggi, come mesa redonda, proviamo ad affrontare la questione dei vaccini, che è una questione di estrema attualità e rimane di estrema attualità ormai da qualche mese, rischia di rimanerlo ancora per un po' di tempo. Lo facciamo insieme a Luca del Fronte Comunista, che ha scritto su questa questione alcuni articoli molto interessanti sull'Ordine Nuovo, e insieme a Francesco, che è biologo e naturalista e fa parte del collettivo La Città Futura. Allora, la prima domanda che volevo fare a Luca è questa qua, molto brevemente. Noi marzo scorso ci siamo trovati con l'esplosione della pandemia e abbiamo visto che mancavano i dispositivi di protezione individuali, le mascherine, i camici, i respiratori, non c'era abbastanza. Siamo arrivati a settembre, abbiamo visto che mancavano i tamponi, non c'erano tamponi a sufficienza per i tracciamenti, non c'erano neanche i materiali per analizzare i tamponi, non c'erano ovviamente le persone per seguire i tracciamenti e così via. C'era stato detto che, appunto, c'è stato detto, insomma, il vaccino avrebbe risolto la situazione. Ci siamo ritrovati all'inizio di quest'anno e però ci troviamo ancora in una situazione di carenza, nel senso che il vaccino è stato trovato, però non c'è il vaccino per tutti, almeno per il momento, e se non c'è qui da noi, soprattutto non c'è per il resto del mondo. Allora, la prima domanda che volevo farvi, parto da te, era: perché non ci sono i vaccini? Com'è possibile che c'è la cura o c'è la malattia, però non si riesce a mettere insieme queste cose, avere una produzione sufficiente di vaccini per tutti quanti? Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che ci fosse un vaccino in tempi così rapidi non era scontato, nel senso che, anzi, è stato pure, a mio avviso, abbastanza irresponsabile puntare così tanto su questo come principale o unico aspetto per uscire dal tunnel e per festeggiare il nuovo anno, così come è stato annunciato appunto a dicembre dell'anno scorso. E se pensiamo, io credo, alla percezione che avevamo a gennaio rispetto a quella che abbiamo adesso, quindi quasi ci sentivamo di poterne uscire, invece ora ci ritroviamo con zone rosse eccetera, ci rendiamo conto di quanto siano stati sproporzionati gli annunci. Però in ogni caso io credo che da una parte effettivamente ci sia stato un apparente successo iniziale comunque nell'arrivare a sviluppare dei vaccini, che non era scontato, perché come anche scrivevano giornali insospettabili come il Sole 24 Ore, le industrie farmaceutiche private tendono a non investire nei vaccini. Uno, perché i costi dei vaccini sono alti rispetto a molti altri farmaci. Due, perché banalmente estinguere una malattia su cui tu stai tentando di commercializzare una cura non conviene, se il tuo scopo è appunto quello di trarne profitto. Se però siamo riusciti ad arrivare con addirittura una molteplicità di vaccini, alcuni che hanno superato tutte le complicate fasi di trial clinici, altri che sono in corso, è perché c'è stato un incredibile investimento statale. Tantissimi commentatori di riviste internazionali, economisti, assolutamente borghesi, sottolineavano il problema che ci sarebbe stato con una scienza cosiddetta proprietaria, penso a persone come Stiglitz, per dire, premio Nobel, o la Mazzucato, insomma, questi economisti che da tempi insistono sulle asimmetrie, sulle imperfezioni di mercato, e che insistevano su quanto appunto la gestione proprietaria attuale della scienza avrebbe rischiato di rallentare moltissimo lo sviluppo. Questa cosa non è avvenuta, anche perché Pfizer, in minor parte, però AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson hanno goduto di massicci investimenti pubblici. Il punto è che poi, a seguito di questi investimenti pubblici, non è corrisposto una proprietà pubblica, tutt'altro. Di fatto, nonostante alla base di, ma questo Francesco può dire molto meglio di me, comunque delle tecnologie attuali, anche quella famosa della mRNA, le ricerche di base siano quelle di università, di enti pubblici di ricerca eccetera, poi l'ultima fase della produzione comunque è appannaggio, che non implica soltanto proprio la produzione effettiva, implica anche poi, come dire, l'assemblaggio, se vogliamo, comunque parti di ricerca che ci sono, è appannaggio di mani private, quindi c'è una dipendenza comunque da quelle capacità produttive, da quei know-how. E questo però fa sì che queste aziende, come stiamo vedendo adesso ormai da mesi, abbiano un potere di contrattazione enorme.
Quindi, nonostante i soldi pubblici che ci sono arrivati, nonostante le ricerche pubbliche che ne sono alla base, se questi non fanno profitto, non investono, semplicemente. E se loro non investono, non mettono la propria capacità produttiva, non escono fuori i vaccini. Questo però al contempo implica che queste capacità loro le proteggono, e questi sono i brevetti. Tutelano il proprio monopolio allo sviluppo delle ultime fasi della produzione, e se non hanno questo tutelato, appunto, ripeto, si rifiutano di produrre, e questo io credo che sia uno dei motivi principali per cui adesso ci troviamo con situazioni opache in cui non si capisce questi con chi hanno fatto accordi e quanto, e quindi una guerra anche tra i diversi clienti per accaparrarsi delle fette di produzione che non, la cui natura, i cui ritmi produttivi non sono chiari, una impossibilità appunto in virtù di questo monopolio di estendere la produzione laddove si avrebbero le capacità produttive per farlo, bypassando appunto i limiti dei brevetti, e questo secondo me è una sicuramente delle ragioni degli attuali rallentamenti. Poi appunto questa non è una questione, come dire, che diciamo solo noi, è una questione che ha aperto un conflitto anche grosso in enti come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché ovviamente non tutti gli stati o le multinazionali di diversi stati godono allo stesso modo dei benefici economici di questi profitti, nel senso che paesi in cui che non hanno queste capacità produttive non hanno multinazionali che possano approfittare di questo, e anzi sono dipendenti da quelle appunto americane ed europee, e per questo stanno facendo delle grosse pressioni per avere appunto per fare in modo che questi brevetti vengano quantomeno alleggeriti. E la risposta molto spesso è anche se i brevetti venissero sospesi, alla fine comunque non ci sarebbero le capacità produttive in molti posti. La cosa che in parte è vera, è ovvio che però mettere questo ostacolo rallenta ulteriormente. Quindi il problema secondo me è vasto, attiene in ultima istanza il fatto che un settore così cruciale comunque sia dipendente dalla proprietà di queste grandi e poche multinazionali che finora sui vaccini non hanno investito, e poi dipende anche dal fatto che questi il proprio monopolio lo proteggono molto bene e i nostri stati glielo stanno lasciando fare. Ricordo un po', diciamo così, una delle frasi più celebri, o comunque insomma una delle analisi più celebri, insomma, della critica marxista al sistema capitalista, quando entra in contraddizione lo sviluppo delle forze produttive con i rapporti di produzione. Sembra quasi un caso da manuale, sostanzialmente, no? Per cui avremo le possibilità per farlo, non lo facciamo perché se non si fa profitto non si può fare. Fuori, diciamo così, off record, prima di iniziare la registrazione, di come però questo totale investimento sul vaccino come unico mezzo per risolvere la questione della pandemia in qualche modo sia stato limitante, nel senso che almeno qua da noi, almeno nei paesi, diciamo così, a capitalismo avanzato, per non dover intervenire in maniera strutturale su tutto ciò che si era smantellato nel corso degli ultimi decenni, la strategia sembra essere stata quella di resilienza, cioè resistiamo il più possibile senza diciamo così, magari dando qualche ristoro, elargendo fondi qua e là, ma non facciamo nulla di strutturale da cui poi è difficile tornare indietro, e aspettiamo l'arrivo salvifico del vaccino. Tu prima ci dicevi che probabilmente è stato un po' mio questo tipo di atteggiamento. Sì, direi di sì. Infatti partiamo un attimo dall'origine di questa pandemia e di quali sono state poi le risposte effettive dei governi a questa pandemia. Sicuramente abbiamo visto che questo virus non ha lo stesso impatto nella popolazione ugualmente in tutto il mondo. Ci sono delle nazioni in cui effettivamente questo virus ha fatto pochissimi morti. Parlo paesi asiatici che erano già organizzati per questo tipo di cose, parlo di Cuba, specialmente quei paesi che hanno una sorta di socialismo all'interno dei loro governi. Qual è la differenza? La differenza è che
ed è quello che noi non abbiamo fatto, cioè rendersi conto che una situazione di pandemia come questa va affrontata subito alla base, andando a investire, diciamo, i nostri soldi innanzitutto sulla sanità, sui tracciamenti, sulla medicina territoriale, sui corridoi sanitari, sulle zone dove le persone contagiate devono essere messe in quarantena, per fare in modo che non attacchino, insomma, il virus ai propri familiari, quindi non lasciandole a casa, oppure, quindi andava fatta tutta un'organizzazione esattamente diversa di quella che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo fatto a mozziche e bocconi, abbiamo investito dei soldi su alcune cose, puntando, come dicevi tu, tutto sui vaccini, perché sapevamo che in poco tempo avremmo potuto sviluppare dei vaccini, perché anche il vaccino mRNA, che è una tecnica nuova, tuttavia erano già da molti anni che se ne parlava, con vari tipi di sperimentazioni, come diceva Luca, già pagate, ampiamente pagate dagli stati, perché erano sperimentazioni pubbliche e non certo private. Quindi si è puntato tutto sui vaccini, e al momento che questi vaccini erano pronti si è iniziato a vaccinare come se la vaccinazione fosse, diciamo, un po' la maniera che ci porterà fuori sicuramente da questa dal problema della pandemia. Innanzitutto c'è da dire che purtroppo di pandemie gli scienziati se ne aspettano di diversi tipi. Quella coronavirus era una delle tante, ma ce ne sono altre che si aspettano dei virus che già girano per l'Europa e per il mondo, che probabilmente hanno la capacità di fare il salto di specie, per cui investire i nostri soldi su una sanità in grado di bloccare questo tipo di pandemie significa poi portarsela avanti per, diciamo, per anni. E invece appunto si punta tutto sui vaccini, quindi una sanità sempre più farmacocentrica, una sanità a questo punto direi sempre più DNA centrica, cosa che non funziona così. Perché? Perché sappiamo che il virus, quando si trova, innanzitutto sono virus che vanno bloccare la proteina spike, che è la proteina che serve al virus per poter entrare all'interno delle cellule. I vaccini che vanno a bloccare la proteina spike che serve al virus per poter entrare all'interno delle cellule. Quindi non si va a bloccare il virus stesso, rimane in giro, e quindi anzi si trova sotto una pressione selettiva forte, per cui tende a mutare, ecco i famosi ceppi e varianti che girano per il mondo, e quindi quando si trova con questa pressione selettiva il virus è lì che è il momento più pericoloso. Quindi già il tipo di vaccini che sono stati scelti è ovvio, bloccano in qualche modo, ci aiutano a bloccare quella che è la pandemia, ma di certo non la risolvono. Allora, pure le tempistiche con cui sono stati fatti, con cui sono state iniziate le campagne vaccinali sono errati. Perché? Perché un paese si deve organizzare prima di poter iniziare questa campagna. Come si deve organizzare? Si deve organizzare innanzitutto con i tracciamenti, deve diminuire un pochettino la carica virale che ci sta in giro, e quindi diminuiscono i casi, per cui avrebbero dovuto innanzitutto mettere i soldi su quello che noi tutti quanti noi dicevamo fin dall'inizio: la sanità
i tracciamenti, i medici territoriali, okay? Organizzare, okay, tutto un impianto che poi nel momento opportuno, quando tu hai la giusta dose di quantità di vaccini, sei perfettamente organizzato, allora a quel punto ti muovi di conseguenza e vai a vaccinare vaccinare, diciamo, la popolazione. Non so se sono stato chiaro. Sì, posso, cioè sostanzialmente tu dici l'idea di vaccinare a goccia, come è stato fatto, iniziamo con poche dosi, appena arrivano comunque iniziamo a somministrare, rischia di avere un effetto boomerang. Rischia di avere un effetto boomerang, proprio perché, come dicevo, i virus, il loro obiettivo non è quello di uccidere l'ospite, il loro obiettivo è quello di contagiare il più possibile il maggior numero della popolazione. Per cui nel momento in cui si sentono che non riescono a contagiare, è lì che aumenta la possibilità che si creano nuove varianti che poi con il che facilmente viaggiano, no? Attraverso gli aerei, si ritrovano magari in paesi dove la vaccinazione ancora non è iniziata, pure il fatto che la vaccinazione si faccia massivamente in uno stato, magari in uno stato limitrofo, no, perché è uno stato povero, non c'è avuto la possibilità, i vaccini non gli sono stati proprio, non esistono proprio ancora, quindi lui non l'ha potuto comprare ancora. I vaccini, quindi che succede? La variante poi ritorna lì, trova un focolaio, forma il focolaio e a quel punto ti si ritorce contro. Quindi è tutto sbagliato, cioè tutta l'organizzazione è sbagliata. Vaccinare significherebbe, diciamo, vaccinare innanzitutto tutta la popolazione mondiale, ma poi se vogliamo, ma addirittura uno Stato non può iniziare a vaccinare con qualche vaccino. Noi fino a poco tempo fa andavamo 60.000, 70.000 al giorno, il che significava che se continuavamo di quel passo arrivavamo fra 3 anni a vaccinare la popolazione italiana. Non ha senso proprio. Già si parla adesso di nuovi varianti che non sono in grado, i cui vaccini non sono in grado di bloccare. Per cui rendiamoci conto che puntare tutto quanto sui vaccini è quasi una spesa di soldi inutile, forse. È un rischio. È un rischio fortissimo. Ripeto, se si spendeva su quello che a noi servivano, corridoi sanitari, ospedali fatti apposta per le pandemie, che sono molto meno costosi degli ospedali normali, perché prevedono semplicemente zone dove suddividere i malati, ossigeno, non si tratta di terapie intensive, quelle solo in ospedale possono stare, si tratta di organizzare in modo tale che riesce a far fronte velocemente a una pandemia. I famosi Covid hotel, che poi non sono stati mai fatti, no? Per quelli per cui si chiedeva di requisire ex ospedali dismessi, eccetera, quantomeno riutilizzarli per fare questa cosa, e poi non sono stati mai fatti. Sì, sì, il giorno, io credo una settimana dopo, addirittura pochissimo dopo della pandemia, già è uscito subito un articolo sul Lancet di una serie di medici e scienziati che si occupavano di dei vaccini, che già avevano fatto una mappatura di tutti gli ospedali militari chiusi e avevano chiesto che quelli fossero rimessi a posto con una spesa di pochissimo semplicemente per far fronte alla pandemia, cosa che non è stata mai fatta. Gli ospedali militari sono ancora chiusi, ma siamo ancora in tempo, ripeto, perché la pandemia non la risolviamo con i vaccini, prima cosa. Seconda cosa, non sarà l'unica pandemia dell'antropocene, è la prima pandemia dell'antropocene, ma non sarà certo l'ultima, purtroppo. Io mi volevo collegare a una cosa, diciamo, rispetto alla simmetria della campagna vaccinale, no? Perché poi questa è l'altra grossa questione che è emersa in questi mesi, è il fatto appunto che
Parte ce l'aspettavamo, però in maniera così clamorosa forse non se l'aspettavano neanche i diretti protagonisti. È emersa una, più che una cooperazione appunto a livello internazionale, anche fra paesi alleati, è emersa una competizione, cioè è emerso un meccanismo ad arrivare prima, vaccinarsi prima, magari per usufruire di un vantaggio competitivo rispetto alle altre economie che sottoposte a chiusure. Diciamo così, nel frattempo perdevano campo e mercati, per cui abbiamo visto ad esempio gli Stati Uniti, il democratico Biden, che doveva essere la risposta al protezionismo e al nazionalismo di Trump, che hanno detto noi non esce una fiala di Pfizer dagli Stati Uniti fino a che noi non vacciniamo tutta la popolazione americana. Poi forse quello che avanza lo diamo. Abbiamo visto la stessa cosa rispetto alla Gran Bretagna con l'AstraZeneca, rispetto all'Unione Europea. E ancora di più, e qui mi collego poi a una cosa che è molto importante che diceva Francesco, c'è il fatto che poi c'è tutto un pezzo di mondo, diciamo così, il cosiddetto mondo in via di sviluppo, che però è una parola che, diciamo così, un termine poco corretto perché non svilupperà mai, cioè Che doveva esserlo. è una, diciamo, una trappola semantica da questo punto di vista, perché ci siano i paesi sviluppati è necessario che ci siano anche quelli sottosviluppati. Ma tutto in quel pezzo di mondo, in quella parte di mondo, il vaccino non arriverà mai, o se arriverà, arriverà tardissimo. Cioè, l'OMS fa previsioni del 2025 come chiusura della campagna vaccinale. A quel punto c'è il rischio, come dicevi tu, che gli sforzi siano stati vani. Su questo si sta giocando anche una partita geopolitica, nel senso. Cioè, c'è uno scontro anche geopolitico fra, diciamo, pensiamo soltanto a tutta la questione dello Sputnik o alla questione del vaccino cinese, il fatto che la Cina e la Russia stiano dando vaccini nei paesi in Africa o nei paesi a basso reddito, dove appunto, tra l'altro, e qui chiudo così poi lascio lo spazio alle risposte, anche l'idea stessa della tecnologia che sta alla base del vaccino, che è ragionata e pensata per paesi ricchi, cioè quando si sente parlare di catene della logistica che prevedono conservazione a meno 70, meno 90 gradi, significa che tu già immagini che in un pezzo, diciamo così, maggioritario del mondo tu quel vaccino non potrai mai distribuire, cioè Mai. in Gabon a distribuire il vaccino a meno 70 gradi, probabilmente già da noi è difficile trovare, diciamo, ospedali con quelle attrezzature. Quindi, rispetto a questa cosa qua, diciamo così, qual è lo scenario che si sta profilando e quali sono le riflessioni che porta a questo tipo di situazione e quali prospettive apre anche a livello di interazione e di bilanciamento di potenza a livello mondiale, insomma. Io credo che un po' a livello internazionale si vede amplificato quello di cui parlava Francesco prima, cioè voglio dire, a me sembra che il vaccino non è che serve, non serve a sradicare la pandemia. Il vaccino è servito nel nostro paese, lo vediamo secondo me molto chiaramente per i motivi che diceva Francesco, però a compensare delle mancanze. Cioè a parità, come dire, di morti possiamo aprire un po' di più perché alcuni li abbiamo vaccinati, oppure a parità con un minore numero di morti o con un minore numero di aperture possiamo diminuire levemente il numero di morti a parità di disoccupazione, diciamo. Cioè, quindi è un equilibrio davvero a ribasso, i cui grandi costi poi sono esternalizzati ovviamente sulle persone più in difficoltà, gli anziani. Abbiamo sentito, no, addirittura il direttore dell'Lancet parlare di sindemia, no, per sottolineare il fatto che questa pandemia colpisce differenzialmente poi le persone, in cui le vulnerabilità socio-economiche e di salute, che poi sono tendenzialmente correlate, amplificano a dismisura poi gli effetti patologici della malattia. Se poi noi pensiamo che appunto questa forse è solo la prima, forse, probabilmente, molto probabilmente, e che altre potrebbero essere pure peggio. Cioè, quasi si profila un programma spontaneamente eugenetico per la gran parte della popolazione, se questo è l'approccio. E il vaccino, sì, è solo un modo, appunto, come dire, appunto, farmacocentrico per mettere una pezza e mantenere il grosso inalterato, ripeto, a spese delle persone più vulnerabili. A livello mondiale questa cosa è 150 volte più grande. Un programma molto ambizioso con il senno di poi, però in realtà molto equilibrato da parte di un'organizzazione che non è l'Unione Sovietica, l'internazionale, è l'OMS, di creare un programma di vaccinazione comune, di modo che almeno
le figure chiave e le fasce di popolazione più vulnerabili di tutto il mondo fossero coperte in maniera relativamente omogenea, quindi i lavoratori della sanità che sono in prima linea e che poi sono anche un vettore di contagio ovviamente, e oppure tutti quegli altri, i lavoratori essenziali e che pure possono essere vettori di contagio perché lavorano nel trasporto o quello che è, fossero uniformemente vaccinati attraverso questo programma che si chiamava COVAX, che tra l'altro aveva anche dei benefici, cioè che per i paesi che avessero aderito e che non avessero ricevuto, come dire, delle dosi gratuitamente attraverso questo programma, ma avessero fatto da paesi donatori del programma, comunque avrebbero avuto dei vantaggi. Cioè, era un programma molto articolato, scusate adesso magari conviene spiegarlo un minimo, però in quel senso era: chi ha le disponibilità mette i soldi, chi non ce le ha riceverà comunque le dosi, però appunto queste dosi vengono distribuite equamente appunto a prescindere dai soldi che vengono, da chi mette i soldi, chi però ce li mette ha il guadagno che vengono condivisi i rischi nello sviluppo dei vaccini nel caso che mettiamo dei 10 vaccini che vengono sviluppati grazie a questi investimenti ne funzionano solo 5, non è che se ti hai investito in uno allora e quello è andato male non ce l'hai, ce l'avrai comunque perché viene condiviso appunto il pool di vaccini prodotti. Quindi c'erano degli elementi, ci sono state grandi contorsioni per arrivare, come dire, a trovare una convenienza anche per chi avrebbe solo messo i soldi e non ricevuto nulla gratuitamente, e comunque l'adesione da parte appunto dei paesi ricchi è stata minima. E al momento il COVAX, che è l'unico canale attraverso cui più della metà dei paesi mondiali del mondo, più della metà della popolazione del mondo praticamente ha la possibilità di avere dei farmaci, al momento il COVAX, che doveva riuscire a comunque a coprire il 20% della popolazione entro fine di quest'anno, quindi comunque numeri molto ristretti, è indietro rispetto ai propri obiettivi già minimi, e al momento su 800 milioni di dosi che abbiamo più o meno distribuito nel mondo, quelle del COVAX ammontano a 38 milioni, quindi siamo su numeri bassissimi. E quindi appunto questa cosa però la collego a quella precedente, perché non è solo una questione appunto, come dire, di ricadute diseguali, appunto, in cui vediamo i vaccini concentrarsi laddove ci sono le disponibilità finanziarie per farlo, a prescindere dal fatto che una pandemia sia qualcosa di globale, che ci hanno riempito le scatole con queste parole su appunto stiamo tutti insieme, hanno creato una campagna a livello ideologico enormemente aggressiva contro la Cina, che sarebbe il presunto untore, poi però non facendo nulla per spegnere quel focolaio che sarebbe nato là e per proteggere la maggior parte della popolazione mondiale. Comunque non è solo una questione di ipocrisia, è una questione proprio che appunto di responsabilità, perché questo significa che il virus continuerà a circolare nel mondo, secondo i meccanismi che diceva Francesco, e significa che potrà ritornare a contagiarci, potrà vanificare le campagne vaccinali e costringerà probabilmente, io credo che questa cosa sia già messa in conto, insomma l'idea è creeremo nuovi vaccini, faremo dei richiami, fanno dei profitti su questi, continueranno a farli così. Forse anche per questo credo sia per loro importante poi proteggere la capacità produttiva, perché si è aperto un mercato comunque di vaccini che continuerà a rispuntar fuori per tanto tempo. Su questo poi appunto si aprono, tu citavi lo Sputnik e altro, secondo me appunto diciamo, il maggior protagonista di questo atteggiamento predatorio è indubbiamente sono i paesi occidentali, America primis, con Biden, che tu dicevi no, è stato salutato positivamente Biden democratico, ma d'altronde quando si è insediato ha annunciato e poi effettivamente fatto l'ingresso nel COVAX, prima gli Stati Uniti neanche c'erano, era l'unico paese che non c'era, però appunto però non è cambiato nulla, anzi, perché nonostante appunto qualche briciolo vada al COVAX, il problema è che finché però il COVAX non riesce a competere con i contratti bilaterali che vengono fatti tra gli stati, che Biden ha ulteriormente aumentato con quelle case farmaceutiche, quelli si accaparrano tutti, quindi questo è chiaro. Il vuoto in questo momento sta venendo però riempito appunto da quello che dicevate, Russia, Cina, con accordi bilaterali tra le loro aziende, lo Sputnik in realtà è pubblico perché è di un fondo sovrano statale,
con le loro aziende e con gli stati, che tra l'altro sta anche destando qualche preoccupazione, perché poi tendenzialmente a questo ovviamente si accompagna dei miglioramenti delle relazioni diplomatiche, anche delle relazioni commerciali che si instaurano. Però è inevitabile, voglio dire, una volta che tu lasci un vuoto del genere, chiamare questo imperialismo, come a volte si sente dall'altra parte, potrà essere anche corretto formalmente, nel senso che questi non è che sono benefattori, stanno facendo i propri interessi anche economici, ma lo stanno facendo in concorrenza al tuo imperialismo, che si sta rivelando 10 volte più predatorio, 10 volte più assassino e peggiore. Io niente, volevo solo aggiungere un paio di cose. Sono perfettamente d'accordo e niente, volevo dire che se non altro il vaccino ha messo in luce questa pandemia, cioè una cosa positiva ce l'ha, quella di mettere in luce delle contraddizioni per a chi non se ne fosse accorto. Per esempio l'Europa, diciamo, non fa certo gli interessi dei lavoratori europei, ma fa gli interessi delle grandi multinazionali, come prima ci diceva Luca, e quindi credo che prima di tutto è necessario sospendere i diritti di proprietà intellettuale, brevetti, dati clinici, procedure sperimentali, tecnologie, tutto, almeno durante la pandemia, e questo si può fare, ok? Ci sono varie strade per poterlo fare, non le spiego per motivi pure di tempo, però si può fare, cioè, non scordiamoci che l'AIDS durante la pandemia di AIDS, che è durata tantissimi anni, parecchi anni dopo di questa pandemia, diciamo, uno Stato finalmente prese la decisione di dire: guardate, questi farmaci per noi li consideriamo dei salvavita, no? Pare una cosa proprio molto semplice, ecco, però ci sono voluti anni perché il Sudafrica dicesse alla comunità internazionale: questi farmaci sono dei salvavita, a noi ci servono, noi ce li produciamo e non ce ne importa niente dei brevetti. E a quel punto la comunità internazionale ha dovuto accettare questa decisione, perché c'è questa possibilità nel diritto internazionale, e questo a questa cosa l'Unione Europea si è opposta. Quindi da una parte opporsi a questa cosa significa, come dicevamo prima, significa avere una disponibilità di vaccini molto inferiore, quindi tu in qualche modo uscirai dalla pandemia con più difficoltà. Perché? Perché ti leghi a delle case farmaceutiche, poi ti leghi solo ad alcune case farmaceutiche, e qui c'è la discussione del fatto che abbiamo deciso di comprare i vaccini soltanto da alcune case farmaceutiche, dei vaccini che hanno una ben determinata tecnologia. Non si capisce perché vaccini magari a più basso costo, che sono in fase di sperimentazione, alcuni dei quali hanno già passato la fase 3, per esempio quelle a proteine ricombinanti, nessuno si è interessato, almeno in Europa, di questi vaccini, per cui c'è questa cosa, no? C'è questa contraddizione secondo la quale è importante uscire, il primo che esce dalla pandemia sicuramente ha un vantaggio economico come stato imperialista, gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna lo sanno bene, ok? Dall'altro c'è questo fatto che tu devi comunque foraggiare gli interessi delle grandi multinazionali del farmaco, no? E quindi sei costretto, e in Europa hanno sbagliato tutto, perché non hanno fatto né l'uno e nell'altro poi di fatto, a me sembra di vedere. E quindi che succede? Cioè, questa cosa era già visibile all'inizio della pandemia, no? Che era una questione geopolitica
che subito la pandemia è stata vista come un'opportunità di guerra geopolitica importante, no? Vi ricordate quando era solo la Cina che è stata trattata come appestata, no? Condannata all'isolamento commerciale, e si parlava che chissà per quanti anni sarebbe stato così, no? Poi la Cina è stato il primo paese a uscirne fuori, e quindi ha fatto subito capire come stavano messe le cose. Infatti adesso l'accusa è che l'ha fatta apposta, e che certo. Come se non fosse colpa nostra che non ne siamo usciti, è colpa loro che ci hanno unto il virus. Sì, di fatto è così. Quindi chi ne esce prima ha un vantaggio sicuramente sui mercati internazionali. Però non si sta, almeno in Europa non si sta facendo questo, non si è mai fatto questo. Si sono scelti due tipi di vaccini sostanzialmente, si è puntato su quello, due grosse ditte che le stanno producendo, il resto chi se ne importa. Sono stati comprati in anticipo, tra l'altro. Comprati d'anticipo con i soldi pubblici, pagando la produzione, perché erano ditte che non erano neanche in grado lontanamente di immaginare una produzione così importante per gli stati. Per cui le abbiamo pagate proprio le fabbriche, le abbiamo costruite noi. Quindi, secondo me, il fondamentale, e ritorno al discorso di prima, è quello della liberalizzazione dei diritti. Che si può fare. Senti, e così chiudiamo, perché ovviamente non si può non parlare, non si può non parlare di vaccini e non tenere conto invece di un piccolo miracolo che in qualche modo si sta producendo, e che è la dimostrazione, secondo me, poi immagino che su questo conveniate, insomma, della superiorità di un sistema politico e sociale ed economico che, nonostante le limitazioni, nonostante l'embargo, nonostante le dimensioni, in qualche modo dimostra come la cooperazione umana superi la competizione, porti più vantaggi della competizione, ed è la questione di Cuba, sostanzialmente, che rappresenta una sorta di caso estremamente significativo, sia per la gestione della pandemia. Poi magari su questa cosa, se volete dire qualcosa, secondo me è importante, nel senso che comunque Cuba è un paese che, giusto per dare a chi ci ascolta dei parametri, ha la stessa popolazione della Lombardia, ha un quarto del PIL della Lombardia, ma ad oggi conta circa 350 morti in un anno di pandemia. Un po' come la Lombardia, diciamo. Come un paese. Esatto, ci dividiamo troppo. È drammatica questa cosa. E stiamo parlando di un paese che è sottoposto a embargo economico da 60 anni, dove trovare medicine diventa difficile, non perché perché non c'è proprio l'accesso alla possibilità di comprarle, perché gli Stati Uniti ne impediscono la commercializzazione, o se lo fanno a prezzi altissimi. E nonostante questo, e qui mi ricollego alla questione dei vaccini, sta producendo un vaccino autonomamente, e in realtà ne sta sperimentando 5 di vaccini, due di questi sono in fase 3, molto probabilmente, insomma, a breve potrà cominciare una vaccinazione, e produrrà, almeno stando a quello che si legge, un numero di dosi che sopravanzerà di almeno 10 volte quella della popolazione nel corso di quest'anno, quella della popolazione degli 11 milioni di cubani, sostanzialmente. Quindi, oltre a vaccinare tutti quanti i cubani, potrà anche distribuirlo a prezzi calmierati nei paesi del sud del mondo, sostanzialmente un vaccino con, correggimi se sbaglio, con tecnologie tra l'altro facilmente, diciamo, conservabili, riproducibili, e anche nei paesi, appunto, che non dispongono, come dicevamo prima, di quella logistica sanitaria, insomma, che prevede ad esempio Pfizer o Moderna. Vado io? Vai. Sicuramente sì, Cuba, diciamo, ha un sistema sanitario universale e gratuito di cui conosciamo le grandissime vittorie da questo punto di vista, esportando nel mondo medici, avendo già realizzato vaccini per alcune patologie importanti e avendoli già distribuiti nel mondo. Attualmente Cuba ha un'industria biotecnologica,
pur essendo un paese che è completamente strozzato poi dall'embargo, dal blocco economico, sociale, commerciale che gli Stati Uniti impongono, no? Per cui a Cuba è difficilissimo trovare anche un pezzo di ricambio di un un'attrezzatura importante, e loro poi sono costretti a non poterlo più utilizzare, quindi con grosse difficoltà, a un'industria biotecnologica che è famosa nel mondo, BioCuba Pharma. E un'industria tecnologica che ha un modello completamente opposto e alternativo a quelle che sono le industrie farmaceutiche che conosciamo noi. Innanzitutto è completamente nazionalizzata e gestita dal governo centrale dello Stato cubano, ma si sviluppa su un ciclo integrato, no? Su cui la ricerca, la sperimentazione, la produzione, la commercializzazione e anche l'esportazione dei prodotti viene tutta gestita dall'industria biofarmaceutica, che si occupa di tutto e che tiene sotto controllo tutto. E tutto non con l'interesse di fare profitti, ma con l'interesse mettere al primo posto la popolazione prima del proprio paese, ma anche poi la popolazione di quelli che loro dicono i paesi che più ne hanno bisogno, okay? Senza fare chiusure particolari nei confronti di alcuni paesi o di altri. Chi ne ha bisogno, loro si mettono a disposizione. Oggi come oggi, Cuba ha 5 candidati vaccinali specifici, di cui 2 sono, come dicevi te, in fase 3, uno è Soberana 2, che sarà, diciamo, pronto presto, doveva esserlo già questo mese, ma dal momento che hanno avuto pochissimi casi, la sperimentazione della fase 3 l'hanno dovuta esportare in un paese esterno, in Iran, proprio perché hanno pochi casi per poterla testare, e quindi è andata un pochettino più per le lingue. Quindi ad oggi non sono ancora partiti con le vaccinazioni, se non con quelle in fase di sperimentazione, mi pare 100.000 persone vaccinate solamente. Tuttavia loro la vaccinazione la stanno portando avanti con quel sistema che ti stavo dicendo prima io, cioè innanzitutto quello in cui si sono impegnati è tenere sotto controllo la malattia, la virulenza la circolazione del virus nell'isola, quindi molto pochi casi rispetto alla popolazione, tra i più bassi nel mondo, e poi un sistema sanitario che conosce persona per persona quali sono le necessità, quindi una medicina territoriale in cui i medici territoriali hanno pochissime persone di cui devono, non come da noi, un medico di famiglia ha non so quante centinaia di persone di cui non sa neanche il nome e cognome. A Cuba il medico territoriale ha poche persone in cura di cui sa esattamente quali sono le loro necessità. E questo che cosa significa? Significa che la medicina territoriale è pronta, e ci sono un sacco di volontari, un sacco di personale sanitario che è pronto, l'industria biofarmaceutica è in grado, ha detto il governo cubano, di produrre più di 100 milioni di dosi di vaccino Soberana 2 l'anno, il che significa che in giro di un anno ne hanno prodotte molte di più di quelle che è la popolazione cubana stessa, e loro dicono che il giorno in cui questo vaccino passerà la fase 3, in brevissimo tempo inizieranno la campagna vaccinale, una campagna vaccinale che durerà pochi mesi. Loro insistono a dire, poi speriamo che la storia gli dia ragione,
insistono a dire che nel giro di un mese vaccineranno la città dell'Havana e entro la fine dell'anno avranno vaccinato tutta la popolazione dell'isola. E, i vaccini sono vaccini, come dicevi te, che non hanno nulla a che vedere con il vaccino Pfizer di cui noi siamo abituati, proprio perché è un vaccino che non è legato alla, alla catena del freddo, è un vaccino a proteine ricombinanti che quindi non è assolutamente DNA centrico, proprio perché non utilizza le tecnologie genomiche, ma praticamente una produzione della proteina e quindi che insieme a un coadiuvante che aumenta la risposta immunitaria fa sì che quando viene iniettato centinaia di milioni di copie della proteina spike tu hai una reazione immunitaria. E oggigiorno leggevo poco tempo fa, 2 o 3 giorni fa, che il governo cubano ha annunciato poi tra l'altro un nuovo vaccino che si chiama Soberana Plus, che è che è pazzesco perché è l'unico vaccino nel mondo attualmente che pare che funzioni, diciamo, ora non mi viene in mente il termine, comunque sulle persone che già hanno avuto il virus, quindi sulle persone innanzitutto, e quindi è funzionante sulle persone che sono malate in qualche modo, che lo sono state, è funzionante sulle persone che già hanno avuto un vaccino ed è funzionante ed è stato disegnato apposta per le maggiori mutazioni che girano oggi, le varianti sulle 8 maggiori varianti, per cui sarà distribuito ora in fase 1, sarà distribuito come seconda dose probabilmente del Soberana 2, in modo tale da coprire pure le varianti che girano. Quindi una cosa incredibile, appunto, che una piccola isola come questa abbiamo sviluppato un vaccino di questo tipo, vaccino che poi vaccini che gli stati se lo stanno comprando. Pochi giorni fa l'Argentina ha firmato una grossa partnership con Cuba, farà venire vaccini in Argentina, il Venezuela ha fatto già da tempo, il Messico, l'Iran, e insomma diversi stati compreranno il vaccino da Cuba, e quindi diciamo un esempio virtuoso che è, non lo so, tu vuoi aggiungere qualcosa che ti... qualche cosa su cosa ci sarebbe, cioè cosa aiuta a focalizzare questo esempio, vorrei dirla, perché diciamo che, come avevo detto, non è che serviva Cuba per capire, come dire, che un modello di sviluppo scientifico basato sulla segretezza e sulla ipercompetitività potesse essere molto più inefficiente di uno invece appunto aperto, nazionalizzato, lo dicevano appunto gli economisti che ho citato, ma lo dimostra il fatto che appunto non è stato così che si sono sviluppati questi vaccini si sono sviluppati al 90% più con un modello cubano che non con un modello. Il problema poi appunto è invece come vengono distribuiti, come vengono controllati. Poi dall'altra parte secondo me c'è anche da dire che appunto Cuba è un esempio di economia socialista, ma anche di economia, nel senso che comunque non è solo non fa la benefattrice. L'industria biotecnologica che ha sviluppato è stata anche un modo per rispondere all'embargo che dicevi tu, perché appunto il problema dell'accessibilità dei farmaci, loro potevano avere il miglior sistema sanitario del mondo come hanno, ma senza le medicine era monco, quindi l'hanno sviluppato anche per rispondere a quello, ma l'hanno sviluppato anche come settore economico vero e proprio, nel senso che laddove le multinazionali interessate a grossi profitti
hanno trascurato totalmente tantissimi mercati, loro hanno avuto la capacità comunque invece di sfruttare alcuni di questi mercati, quindi la loro è sì cooperazione, sì diplomazia, ma è anche vendita vera e propria con cui riescono giustamente a compensare i tantissimi effetti negativi sul piano strettamente economico dell'embargo, tant'è che difendono anche i propri brevetti, anche perché sarebbe assurdo sviluppare queste ricerche in maniera pubblica, perché nessun istituto ricercatore è detentore del brevetto dello Stato, però poi farselo fregare, come dire, dalle multinazionali, no? Quindi loro hanno una logica, come dire, statale e commerciale, secondo me, intrecciata, molto intelligente, che però, secondo me, quello che davvero dimostra è che non si può uscire da questo meccanismo, certo non assecondando e non dipendendo, appunto assecondando qualsiasi richiesta anche folle come quella della protezione dei brevetti, le proprie multinazionali, però non basta neanche toglierle i brevetti, cioè quella sovranità produttiva a Cuba se l'è guadagnata in una storia lunga di un grande processo rivoluzionario che è stato fatto di cultura della popolazione, di investimenti di proprietà statale, quindi insomma secondo me ci dovrebbe anche far ragionare in un passo in più rispetto alla semplice rivendicazione appunto dei brevetti. E poi su questo, come dire, io credo che questa dipendenza la stiano soffrendo anche anche i nostri stati capitalistici, nel senso che non c'è solo, secondo me, l'azione di lobby delle case farmaceutiche dietro questo, dietro il fatto che appunto li si mantengano nei brevetti, eccetera, perché ci sono dei danni economici enormi, appunto, come dice, c'è una contraddizione tra il fatto che comunque tu devi riaprire e però al contempo devi far fare soldi a questi, solo che garantire la proprietà privata. Esattamente, questa è la contraddizione, e non è una cosa, come dire, che secondo me neanche loro fanno con leggerezza, e si inserisce in un insieme di contraddizioni ancora più grandi, perché la questione che il pianeta non si immunizza, non gliene fregherà nulla rispetto alla popolazione, e gliene fregherà anche di questi conti molto beceri dell'essere prima a riaprire quanto altri, però tantissime catene produttive sono intrecciate, se altri posti non aprono questo è un problema economico anche per loro, quindi cioè secondo me, ecco, come dire, il capitalismo fa schifo anche i capitalisti su questo per tanti versi, anche tutta la questione dello Sputnik è un esempio, cioè il fatto che tu ce l'avresti in questo momento, ma sei in una guerra tra il commerciale, diplomatica, non si sa mai, militare con la Russia, e quindi praticamente tu e delle tue aziende trovano convenienza comunque a svilupparlo quel farmaco perché poi lo possono rivendere, ma tu non lo vuoi accettare perché questo significherebbe legittimare il tuo avversario politico. Dimostra che veramente il capitalismo non è solo proprietà privata, non è solo profitti delle multinazionali, è proprio una guerra, che appunto la cooperazione cubana in questo è un esempio anche su questo di lungimiranza. Perché ti troveresti con una situazione per cui da una parte, diciamo così, metti l'embargo alla Russia, dall'altra parte però compri il vaccino, esatto, per il vaccino russo, cioè, cosa che sarebbe schizofrenico, però il problema è che allo stesso tempo avrete visto in parte lo stai facendo perché lo poi la Germania vogliono produrre, sì, perché sanno che ci possono fare i soldi con lo Sputnik. Bene, a parte, diciamo così, prima di chiudere, direi che tra l'altro le contraddizioni che tu dicevi sarebbero, diciamo, sono faglie in cui un movimento di massa e di classe intelligente, maturo, all'altezza dei tempi, dovrebbe trovare la capacità di inserirsi, allargarle e farle esplodere. Purtroppo, diciamo così, almeno in nelle nostre latitudini non siamo in questa fase, però dovremmo cercare di farlo, insomma, sono contraddizioni talmente enormi e talmente evidenti che sono, diciamo così, occasioni che andrebbero utilizzate quantomeno. Io vi ringrazio per la disponibilità. Io ringrazio questa mesa redonda per averci tocco cubano che noi sì, ospitato. Vi ringraziamo molto. Va bene, quindi ringraziamo Francesco, ringraziamo Luca e alla prossima mesa redonda.